Io sono il mio mondo. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB, frate Bernardo. Altissimo Signore, fammi degno di ciò che ho ricevuto, di ciò che sto per ricevere, di ciò che ricevo. Signore, fammi più attento ai problemi che vive il mio mondo, imperciò che io mi convinca che io sono il mio mondo. Fammi più buono a ciò che io possa diffondere la bontà e che io sia consapevole che essa non può essere infusa, ma solo diffusa. Fammi grande a ciò che io possa insegnare agli uomini e non sentirmi tale da poterlo fare. Fammi amico a ciò che altri possano esperire l'amore fraterno tra gli uomini, non dettato da impulsi sessuali o di altro genere. Ma fammi amante a ciò che io possa comprendere che anche il sesso è un completamento degno di te, Signore, di ciò che provo per un'altra creatura. Fa che io lo viva serenamente, non sentendolo come un'offesa contro di te, imperciò che io glorifichi il tuo nome anche in quel momento in cui sono così immerso nella mia materia fisica. Fa che in quel momento io senta che tu sei l'oggetto del mio amore e che amo te, imperciò che tutti sperimentino questo amore. Fa che l'oggetto di quel mio momento sia e si senta parte di te con me e con gli altri esseri e che questo unirsi diventi l'atto più spirituale e non quello più bestiale e promuova quel miracolo che si attua nella podissi della coscienza. Fammi severo a ciò che impari a non giudicare, ma fammi umile a ciò che impari che la verità sta nel mezzo. Fammi mistico a ciò che impari a conoscere la logica e fammi razionale e logico a ciò che impari ad apprezzare le effusioni dei mistici. Fammi agire a ciò che impari che un'azione cieca non serve a nulla. Fammi soffrire a ciò che impari a dare disinteressatamente e a ciò che comprenda che il mio dolore non è altro che un aspetto del dolore dei miei fratelli e viceversa, che il dolore dei miei fratelli non è che un portato del mio dolore. Fa che io comprenda che ogni dolore nasce da ingiustizie commesse e che queste ingiustizie non fanno parte di un tempo passato. Fa che io non creda che tu ci punisci per un passato. Fa che io comprenda che tu ci punisci semmai, ammesso che di punizione bisogna parlare, perché conosci ciò che siamo nel presente ed è nel presente che vuoi migliorarci. Non per metterci a conoscenza di un passato, ma per renderci migliori in questo tempo che ho chiamato presente. Oh Signore, fammi politico e uomo di Stato, a ciò che sia un servo della nazione in tutto e per tutto, spersonalizzando me stesso ed essendo io stesso la gente che mi ha affidato direttamente o indirettamente il potere, o comunque che io sia un portatore della volontà di tutti. Fa che io comprenda che il libero sviluppo di tutti dipende dal libero sviluppo di ciascuno, ma che per questo libero sviluppo di ciascuno non è necessario travalicare gli altri. Fa che da saggio io comprenda che non mi devo schierare con nessuna ideologia. Il vero politico, infatti, non segue nessuna ideologia, segue la gente e lo Stato, che è al di sopra delle ideologie. Fa, oh Signore, che tutto questo io comprenda. Fammi vivere tutte queste esperienze, a ciò che possano accrescermi, e non affinché io le dimentichi. Fammi avere quel distacco che non è vigliaccheria e dammi quella capacità di partecipare che non è attaccamento
alle cose materiali. Amen. Pax vobiscum in nomine Domini.